Dalle nostre parti c'è tanto interesse per l'iniziativa Risto Bene, forse perché dove non arriva lo Stato arriva la Caritas. E di questa iniziativa noi vogliamo parlare e lo facciamo con il promotore e il direttore della Caritas della diocesi di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, pronto in collegamento Skype da Manfredonia, Don Luciano Verbura. Ben trovato. Ben trovati a voi, buongiorno a tutti. Allora, Don Luciano, spiegaci un po' com'è nata questa volontà, insomma, di mettere su questo progetto. Beh, ormai è da mesi, diciamo così, che la Caritas diocesana, ma tutte le Caritas, la Chiesa tutta, si sta chiedendo come fare a tentare di dare una risposta alle nuove richieste di aiuto che vengono e pervengono ai nostri uffici, alle nostre comunità, alle persone che girano nel nostro mondo. E quella di Risto Bene è il tentativo di dare una risposta a quest'ultimo, diciamo così, grido di aiuto che ci è stato lanciato in questi ultimi giorni dai ristoratori, in modo particolare, che hanno visto sul seguire dall'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio la costrizione della chiusura al pubblico alle ore 18 delle attività, appunto, di ristorazione. Ce ne sono anche altre di attività che, ahimè, hanno dovuto chiudere e sono costrette a non poter lavorare. Però questa del campo della ristorazione credo che sia una delle risposte alle quali potevamo dare un nostro piccolo contributo, e di qui allora nel pensare, diciamo, quotidiano, che, ripeto, stiamo tentando di mettere in pratica già da diversi mesi, ci è venuta in mente questa iniziativa, che sostanzialmente è il tentativo di dare un piccolo contributo a tutte quelle attività che, ripeto, stanno vedendo questo momento, un momento davvero forte di crisi. Diciamo che concretamente, Don Luciano, le mense potranno essere tutte le attività della città che a rotazione dovranno garantire 25 pranzi, si parla proprio di un numero preciso, e di 15 cene. Ovviamente la Caritas dà il suo contributo, ma questa iniziativa serve anche per promuovere la cultura della solidarietà, quindi chiunque fosse disposto a dare parte del suo guadagno, ma una piccolissima parte, potrebbe partecipare, giusto? Sì, è proprio così. Sì, in realtà questi numeri, tra virgolette, così precisi, nascono dal fatto che nella città di Manfredonia noi abbiamo due mense, una che dà i pasti a pranzo e una a cena. E, chiamiamoli così, gli utenti della mensa a pranzo sono circa 25 persone, e quelli della sera 15, ecco perché questi due numeri. E noi in questo periodo ormai abbastanza lungo, quindi già dall'inizio del primo momento di lockdown, abbiamo sospeso la preparazione in loco nelle due sedi delle mense dei pasti e ci siamo rivolti ad una ditta che fornisce già, ripeto, da diversi mesi i pasti da sport che noi consegniamo ai nostri fratelli. E quindi cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di invitare le attività di ristorazione, quindi pizzerie, pub, ristoranti, di mettersi in questo circolo. Certo, capiterà, perché le adesioni stanno già arrivando, che si potrà fare una volta a settimana, e saranno loro a cucinare per le due mense nelle giornate che gli toccheranno, insomma. Questo, ripeto, è il motivo dei 25 e dei 15 pasti. Certo, poi se ce ne sono di più, insomma, non cambia la situazione. Ma certo. Devo dire che dalle prime risposte che stiamo avendo, proprio questo spirito di collaborazione, di mutuo aiuto, chiamiamolo così, di solidarietà, si è innescato anche in chi sta dando una risposta. Nelle forme più diverse, che possono essere quelle di cucinare qualcosa in più, di richiedere qualcosa in meno, le stiamo già avendo queste risposte, e questo davvero ci fa tanto tanto piacere. E con la consapevolezza che quello che noi diamo, ripeto, non sarà il massimo del sollievo, però sarà, ripeto, una piccola goccia per mettere poi in circolo questo bene, che è ciò che ci importa di più.
E certo, noi, e non dovrebbe certamente terminare con l'emergenza. Don Luciano, dico questo perché noi ci siamo sentiti incontrati all'Assemblea Diocesana e tu manifestavi una sorta di delusione dopo il primo lockdown da parte di chi mostrava un cuore grande in quel periodo e poi si è lasciato andare, insomma. E può essere questa una seconda possibilità per dimostrarsi più buoni, questo nuovo fermo, diciamo? Sì, e mi auguro che oltre ad essere una seconda possibilità, sia una seconda possibilità che faccia nascere poi uno stile, no? E non soltanto, ripeto, un'altra ulteriore parentesi, perché questo è lo spirito con il quale abbiamo lanciato questa iniziativa e proviamo a dare la nostra testimonianza, che invece è quotidiana e che non si riferisce soltanto a questo tempo. E magari la cosa che più, come dire, mi faceva riflettere in questo periodo è proprio questo, che in questo momento in realtà, in maniera potremmo dire anche un po' provocatoria, diciamo così, sì, sono i poveri che ci stanno dando una mano, perché se non avessimo loro non avremmo, come dire, bisogno di qualcuno che cucini per loro. E davvero questo può essere uno stimolo a far sì che davvero ci sia una consapevolezza in più del fatto che se davvero ci mettiamo insieme possiamo trovare un po' più di serenità, un po' più di felicità tutti quanti. E quindi anche il contributo che stiamo chiedendo, perché l'iniziativa sarà finanziata con i fondi della CEI, dell'8 per mille, destinati alla carità, che ogni anno la Conferenza Episcopale Italiana ci fa arrivare. Però abbiamo chiesto anche questo, perché anche questo potrebbe essere un segno di partecipazione, di condivisione, di risvegliare questo stile che, ripeto, dovrebbe diventare un qualcosa che ci accompagni sempre, e quanti desiderano possono partecipare con delle donazioni da fare arrivare alla Caritas diocesana e che poi verranno impegnate insieme, ripeto, al grosso che sarà stanziato dalla diocesi, quindi dal nostro arcivescovo che ha subito benedetto questa iniziativa, anzi ha voluto mettersi come capo firmatario, diciamo, di questo appello che abbiamo lanciato nelle ore scorse. È bella questa chiave di lettura che tu hai dato, no? Grazie ai poveri, agli affamati, che poi possiamo, insomma, scagionarci tutti gli altri, quelli che stanno un po' meglio, quindi più fortunati rispetto a loro. Quindi e sono proprio loro che interrogano le coscienze di tutti, tutti, ma non c'è bisogno di essere assolutamente credenti, si può essere anche laici per dare una mano, non si può certamente rinviare a domani quello che si può fare oggi, ma magari, ecco, come dicevi tu, prolungare questa opera. Don Luciano, cosa ti aspetti per il prossimo futuro? Perché la Caritas diocesana va avanti con i suoi progetti, non si ferma certamente nei periodi dell'emergenza. Cosa ti aspetti? Qual è l'auspicio che tu stesso, insomma, fai alla Caritas e a chi ha bisogno? Mi aspetto giorni, vorrei dire mesi, faticosi per tanti aspetti. Però l'auspicio invece è proprio quello che dicevo prima. Mi auguro che questo tempo davvero faccia risvegliare o ancor più prendere consapevolezza nelle nostre esistenze, le nostre coscienze, che davvero quello spirito di solidarietà che Papa Francesco oggi in questi giorni ci fa richiamare, diciamo così, nella consapevolezza di essere tutti fratelli, possa davvero maturare come l'unica convinzione che può aiutarci ad essere felici, ad essere sereni, a vivere un domani migliore. Se lo diciamo sempre che i periodi bui, i periodi di fatica e le grosse anche calamità della storia dell'uomo hanno sempre portato una rinascita, e mi auguro che anche questo tempo possa diventare il tempo nel quale, ripeto, prendiamo un po' più consapevolezza che c'è una strada, e quella strada è quella, ripeto, della comunione, della solidarietà, del sentirci davvero tutti quanti fratelli, altrimenti da queste situazioni così fragili non ne verremo fuori. E ripeto, con la convinzione che c'è tanto da lavorare, io, ripeto, mi aspetto giorni faticosi nel prossimo, anche vicino avvenire, che però, ripeto, sono convinto che riusciremo a superare se faremo ancora una volta scaturire dentro di noi questo desiderio di metterci insieme, di dare una risposta insieme a questi bisogni.
Questo comunque è un segno che la Chiesa si fa prossima, al di là delle critiche che arrivano. Don Luciano, un'ultima domanda, perché può essere curiosità anche di chi ci segue da casa. Può un privato partecipare, magari non lo fa economicamente, ma con un pasto, con una portata, con cose materiali, ecco, da mangiare, con del cibo? Sì, certo che può partecipare. Lo stiamo, tra virgolette, già ricevendo, facendo, anche sì, ricevendo proprio, anche se non è il privato, proprio in questi giorni, oltre ai pasti che solitamente riceviamo, ripeto, da questa ditta che ci fornisce ogni giorno le pietanze, proprio in questi giorni abbiamo ritirato presso la scuola alberghiero, qui nella sezione di Manfredonia, delle pietanze che avevano preparato i ragazzi nella loro attività scolastica. Questa è la stessa cosa che possono fare tutti, consegnando direttamente nelle due mense quello che viene preparato. Poi ci saranno gli operatori delle due mense che distribuiranno ai nostri utenti quello che verrà portato. Anche questi sono gesti molto belli che davvero dovrebbero far scaturire dentro di noi il desiderio di metterci qualcosa di nostro, anche giustamente, come dicevi, non soltanto a livello economico, ma con quello che riusciamo a fare. Può essere anche semplicemente un dolce, o può essere una pagnotta di pane, che può sempre servire. Benissimo, grazie Don Luciano. Ovviamente tutte le informazioni per poter partecipare a questa iniziativa sono presenti sul sito o comunque sulle pagine social Caritas Manfredonia, o comunque sul sito della diocesi di Manfredonia VS San Giovanni Rotondo, oppure c'è il contatto diretto con Don Luciano Vergura. Noi siamo a disposizione anche per fare da tramite. Quindi grazie, ci risentiamo fra qualche tempo per vedere un po' come sono andate le cose. Vi aspetto, grazie a voi. Grazie a te, Don Luciano, buon lavoro. Grazie.